No, non sto facendo la danza della pioggia. No, non pensate male, non pensate male. Neanche quella della neve, neanche quella del caldo. No, niente, nulla di nulla. Allora, perché volevo dirvi una cosa. Una, non so se ci avete fatto caso. In tutto questo tran tram, in tutta questa euforia di Milan-Roma 3-1, ricordo, e dove abbiamo dato sfoggio delle nostre qualità, della nostra voglia di tornare a vincere, continuare questa striscia vincente che è arrivata a 4 partite, 4, ora non si sa quanto durerà, c'è già la prossima all'Udinese e già lì ci sono probabilità che insomma ci stoppiamo, però si sa mai, si può anche vincere questa volta. Mai fare conti senza l'oste, prima del tempo, mai. Ma una cosa, mentre anche tutti voi siete in questo momento distratti dal calciomercato, con i nomi che si fanno, a destra, a manca, a sinistra, basso, alto, destro, da tutte le parti, e quali poi nessuno ci azzecca, perché nessuno può sapere niente, in tutto questo, mentre voi tifosi milanisti, rossoneri, invocate acquisti top per risollevare la stagione e aggrapparsi agli ultimi obiettivi, non avete fatto conti con lui, col totem, il totem Jerry, direttamente dagli State. Perché se voi andate a vedere, e me l'ha fatto presente il mio follower di Milanista durante la live, perché è il totem, perché tutte le volte che è venuto a seguire il Milan abbiamo vinto, è vero, sia a Milano che... Allora facciamo una cosa, io non voglio nessuno, abbiamo messo Terracciano, va bene, Gabbia è ritornato, io pretendo solo una cosa, qui posso sotterrare un po' l'ascia di guerra, posso... Comunque non voglio vedere lui a Dazan tutte le volte inquadrato, questo lo ripeto, perché se no, cazzo, voglio vedere la partita. Quando si segna voglio vedere i nostri giocatori che si abbracciano, che risultano sotto la curva, non voglio vedere lui accanto a Ibra che gli fa oh yeah, very good, Ibra che gli fa yeah, yeah. Cioè, non me ne frega niente, meno lo vedo meglio sto. L'importante è che io sappia che lui c'è. Se torna negli Stati Uniti non ce lo facciamo tornare. Lo teniamo lì a San Siro, lo sequestriamo, lo mettiamo lì dentro uno stanzino, i bagni, a qualche parte, gli spogliatoi, lo leghiamo e rimane lì. Guardate, io non voglio nessuno, non voglio che comprino nessuno, voglio solo che se davvero lui è il totem, come sta dimostrando fino adesso, voglio che lui rimanga lì, lì, ce lo devono murare, lì, fissa, incollarlo, lì, San Siro, non si deve muovere. Poi quando andiamo in trasferta, come a Udine, lo prendono, lo liberano e lo portano a Udine, al Friuli. E lì vediamo il totem, perché noi ragazzi mai sottovalutare il Red Bird, il signore degli uccelli, colui che è il totem, che lo sa, chi se lo poteva immaginare, lui mette, i soldi non li mette, se li mette il giusto, il minimo indispensabile, ma lui può mettere, creare pressione sugli avversari e può portare fortuna, come una dea bendata, anzi il dio bendato, Jerry Cardinali, il totem. Il totem di noi del diavolo. Ci state? Non voglio più nessuno, basta mercato, lui, voglio lui, lui. E cosa importante che ripeto, io da Zan vi disdico l'abbonamento. Se la prossima partita lo vedo ancora che lo inquadrano 3, 4, 5, 6 volte a posto della partita, mi fate tirare i coglioni e disdico l'abbonamento. Perché non lo posso vedere? Dobbiamo solo sapere che lui è lì e che porta fortuna. Basta, il talismano d'America, basta, fino ad aprile, giugno, finché poi vende, se poi vende, da coglioni, arrivederci e grazie, ok? No, così volevo fare, tutti confusi, vi confondete ora, distratti, calciomercato, rincorsa la Juve, l'Inter, ma nessuno, tutti hanno sottovalutato il suo potere, il talismano, porta fortuna. Oh yeah, you have problem? No problem for me. Ci pensi me. Ok, no problem. Risolvo tutto io dall'America, da New York, ok? Risolvo io. Voi keep calm.